successo ampiamente annunciato denegrita, l'Arezzo Music Fest continua a far sognare. Sul palco dell'Anfiteatro Romano di Arezzo sono saliti i Calibro 36 con il loro sound ispirato alle colonne sonore dei polizieschi degli anni 70. Calibro nasce dall'idea di recuperare un repertorio che a nostra percezione stava un po' andando perduto, sia perduto nella sua esecuzione, perché la musica per colonne sonore nasce, viene registrata e poi finisce sul film e nessuno la suona più, sia un po' però anche per il metodo e per il tipo di suono che si veniva a creare. Anche ad Arezzo la band ha così portato il Post Momentum Tour. Abbiamo traslato un po' nel presente, nel senso noi abbiamo sempre fatto il DNA degli anni 60 e 70 come nostro, dopo tanti anni l'abbiamo un po' maturato, pian piano abbiamo evoluto un suono che è diventato personale, e in Momentum abbiamo cercato di ritornare un po' a una dimensione più, provato a vedere come i Calibro 35 suonassero nell'adesso. E è iniziato il tour e poi è scoppiata la pandemia. E quindi adesso ci ritroviamo dopo che pian piano la cosa si sta riprendendo, a riprendere un discorso che avevamo messo un po' in pausa. Ad aprire la serata invece due nuove proposte della scena musicale italiana, Piove e Ask the White. Adesso sale così l'attesa per il concerto conclusivo del 26 agosto, quando sul palco saliranno i Subsonica per una serata che già promette un altro sold out. Noi avevamo la fortuna di avere con loro un accordo, un contratto per il Mengo 2020 nella versione classica, che doveva essere insomma l'estate scorsa, e quindi era già dall'inverno confermata questa data. Non siamo riusciti a farla perché anche loro hanno spostato il tour l'estate scorsa e noi il festival. L'anno dopo insieme a loro si è deciso che era il momento giusto, con un loro tour pensato sulle location come l'anfiteatro, un loro tour diciamo storico di tutto il loro repertorio, e quindi è perfetto averli qua, è perfetto averli a chiudere quest'annata, questa rassegna.